Buon pomeriggio a tutti, buonasera. Oggi è il 22 febbraio 2024 e ho il piacere di darvi il benvenuto per le persone che si stanno mano a mano collegando. Piacere darvi il benvenuto a questo evento informativo per i genitori dal titolo Per una scuola inclusiva, scuole e famiglie si raccontano. Attendiamo un attimo, in modo tale che tutti abbiano la possibilità di collegarsi. Do il benvenuto alle persone che mano a mano si stanno unendo a noi per questo incontro informativo promosso dal Forex dell'Emilia-Romagna. Aspettiamo giusto un paio di minuti e poi iniziamo, che per non far aspettare tutti i nostri ospiti. Ricordo che questa iniziativa è rivolta in particolar modo alle famiglie e ai genitori dell'Emilia-Romagna, ma chiaramente anche a tutte le persone interessate agli argomenti che tratteremo questa sera, tutte le persone interessate al tema dell'inclusione all'interno del mondo della scuola. Allora, io inizierei inizio intanto ringraziando tutte le persone che si sono collegate e anche quelle che si collegheranno. Questa iniziativa è promossa dal Forax, il forum regionale dell'Associazione dei Genitori della Scuola dell'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Ringrazio subito il dottor Papa Pietro, la dottoressa Zanarini, la dottoressa Brescianini dell'ufficio 3 dell'ufficio scolastico regionale per il consueto supporto in queste iniziative. Faccio una brevissima introduzione e poi lascio la parola agli ospiti di questa sera. Che cos'è il Forax? Intanto, appunto, il Forax è un forum di associazioni. È la declinazione a livello regionale del Forum Nazionale dell'Associazione dei Genitori della Scuola. I Forax sono stati istituiti in tutte le regioni a partire dal 1996, dopo un decreto del Presidente della Repubblica. Sono un punto di incontro, un punto in cui possono colloquiare i genitori con la scuola sulle tematiche relative alle problematiche scolastiche e studentesche. È un punto quindi di riferimento nell'alleanza educativa fra scuole e famiglie.
Il Forex è costituito in questo momento da 8 associazioni per quanto riguarda l'Emilia-Romagna. Si tratta delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola in Emilia-Romagna. Adesso ve le elenco brevemente, le leggerò per evitare strafalcioni sui nomi. Poi però vi invito ad andare a rifare una ricerca sul web di queste associazioni, vedere tutte le iniziative che promuovono durante tutto l'anno. Vi invito anche a iscrivervi a queste associazioni perché è importante la partecipazione dei genitori all'interno dell'associazionismo. Le associazioni in rigoroso ordine alfabetico sono l'AGE, l'Associazione Italiana Genitori, AGEDO, Associazione Genitori di Omosessuali, l'AGESC, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Articolo 26, Famiglie e Scuole Insieme per Educare, il CARE, che è il Coordinamento delle Associazioni Familiari Adottive e Affidatarie in Rete, CGD, Coordinamento Genitori Democratici, Famiglia Arcobaleno e Generazione Famiglia. Come associazione di genitori, quest'anno abbiamo voluto approfondire il tema dell'inclusione scolastica. L'inclusione all'interno della scuola è uno dei temi, secondo noi, più importanti. Sarebbero tanti da trattare, ma in questo momento pensiamo che sia uno dei temi più importanti. Sappiamo che nelle scuole non è sempre tutto rose e fiori, ma ci sono delle bellissime eccellenze, dei bellissimi progetti che vengono portati avanti, delle bellissime collaborazioni anche con associazioni esterne alla scuola. Parlare di inclusione, secondo noi, vuol dire intanto parlare di una prospettiva molto bella che riguarda non solo i ragazzi che sono beneficiari in questo momento di questa inclusione, quindi i ragazzi più in difficoltà per vari motivi, ma significa anche portare un messaggio di speranza a tutti i ragazzi. Tutti i ragazzi devono sapere che la scuola è inclusiva, la scuola li aspetta, li accoglie. E in questo modo i ragazzi sanno che non saranno mai lasciati indietro dalla scuola. Adesso lascerei la parola per un saluto all'Ufficio Scolastico Regionale. Passo la parola alla dottoressa Zanarini. Buonasera a tutti e a tutte, porgo qui i saluti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in particolare del Vice Direttore Bruno Di Palma, della Dirigente Tecnica Chiara Brescianini, coordinatrice dell'Ufficio 3, che insieme al Forax da anni collabora per quella che è appunto una vera e propria alleanza scuola-famiglia. Il titolo stesso dell'evento oggi qui rappresentato è un titolo che desidera, come è stato detto dal coordinatore del Forex, vuole unire, vuole alleare e vuole raccontare. Infatti, oggi scuola e famiglia, questa sera scuola e famiglia, si vogliono raccontare per descrivere delle buone prassi che caratterizzano la complessità delle nostre scuole. Le scuole dell'Emilia-Romagna sono numerose, si parla non di un villaggio, ma di una metropolitana, nel senso che sono tante, sono 533 quelle statali che accolgono, pensate, 536.000 studenti. E ogni studente è un ciascuno, perché l'inclusione che oggi qui viene narrata è un'inclusione di ciascuno studente. Ciascuno studente con le proprie traiettorie di vita, con le proprie difficoltà, complessità, che insieme alla propria famiglia, alla scuola, e qui torna il senso dell'incontro, scuola e famiglia si raccontano, intendono realizzare quello che è un dialogo costruttivo. Da anni l'Ufficio Scolastico Regionale collabora col Forex, come è stato detto, esiste tra l'altro la possibilità di informarsi anche attraverso il sito dell'Ufficio Scolastico Regionale e attraverso anche l'etichetta Forex, anche di tutte le iniziative che le associazioni che rappresentano il Forex dell'Emilia-Romagna realizzano nel territorio emiliano-romagnolo, che sono tante.
e che sono sempre espressione di quella che vuole essere appunto un'alleanza. Di una comunità che si fa comunità educante insieme. L'ufficio 3 si occupa anche delle consulte degli studenti, Isaia ha nominato gli studenti perché sono i protagonisti, no, del nostro fare scuola, del nostro essere a scuola insieme. Non si negano le complessità, le difficoltà, ma anche il ruolo di rappresentanza assume un valore, vuole assumere un valore nel momento in cui diventa una collaborazione, un'azione insieme. Quindi l'incontro di oggi organizzato e voluto è anche diciamo così, il terzo di una serie di incontri sul tema dell'inclusione. Ne sono stati fatti lo scorso anno due, uno in riferimento per esempio anche ai contesti scolastici che accolgono bambini con background migratorio, con particolari specificità. E oggi qui, quindi, in questo incontro, giusto per dare un avvio, si vuole continuare questo percorso per raccontare. Allora, giusto per qualche parola chiave, noi quando raccontiamo, ci teniamo a dirlo, ricordiamo, che significa anche da ricondurre al cuore, rammentiamo, vuol dire che portiamo alla mente, quindi esiste un cuore, esiste una mente, ma anche rimembriamo, cioè mettiamo insieme, diamo unità alle membra sparse e commemoriamo, nel senso che raccontare significa anche unire in una memoria collettiva. Quindi il Forax, attraverso queste esperienze che uniscono famiglia, scuola, in questa alleanza di una comunità che agisce per l'inclusione di ciascuno studente nella sua diversità, vuole essere quindi un evento aperto a tutti, genitori, famiglie, il mondo della scuola, perché si vuole raccontare ciò che in realtà le associazioni delle famiglie, quindi la famiglia e la scuola, realizza quotidianamente attraverso quelle agire quotidiano che molto spesso è invisibile, ma che vuole includere ciascun alunno, ciascuna alunna che vive nelle nostre scuole. A livello tecnico io mi faccio portavoce anche di una comunicazione. Voi potete vedere in fondo alla proiezione di questo video un link nel quale voi, attraverso il quale potrete formulare delle domande ai relatori qui rappresentati in programma, che adesso vi presenterà il coordinatore Lorenzo Isaia. E al termine dell'evento auspichiamo nella possibilità appunto di dare spazio anche alle eventuali risposte ai quesiti che eventualmente potrete porre, ovviamente in riferimento ai temi che vengono trattati. Quindi un ringraziamento anche a tutti coloro che stanno in questo momento ascoltando e che ascolteranno, stante il fatto che questo video verrà mantenuto sul sito dedicato appunto all'Ufficio Scolastico Regionale, quindi magari i nostri ascoltatori potranno essere ancora, diciamo così, attivi in un tempo, in un tempo successivo. Quindi buon ascolto a tutti, buon evento. Io ripasso la parola a Lorenzo Isaia, che conduce e coordina l'incontro, ringraziando ancora una volta tutta e coloro che hanno reso possibile questo evento, e porgendo ancora una volta un caloroso saluto del nostro vice direttore di Palma e della nostra dirigente Brescianini. Grazie. Ecco, allora riprendo la parola e volevo intanto anch'io ringraziare i relatori, i nostri ospiti di questa sera, perché comunque sono tutti ospiti che sono venuti a titolo completamente gratuito e quindi ci offrono la loro esperienza. E ricordo anch'io la possibilità di fare domande, e alle domande cercheremo di dare risposta comunque in coda, diciamo, agli interventi dei relatori, per rendere un pochino più, lasciare comunque il giusto spazio a tutte le esposizioni. E lascio ora la parola alla professoressa Anna Guerrieri, che è la referente scuola del coordinamento CARE, e che ci parlerà, diciamo, del primo tema di questa sera, e quindi ci parlerà delle adozioni e degli affidi all'interno della scuola.
lascio la parola. Grazie e grazie soprattutto per l'invito e per questa proposta che mi ha raggiunto di portare l'esperienza delle associazioni familiari del coordinamento CARE in merito al tema scuola, adozione e affido. Faccio mie le parole di chi ha parlato prima, la dottoressa Zanarini, quando parlava dell'importanza di un'alleanza tra scuola e famiglia. Si tratta di un punto fondamentale. Quando non c'è questa alleanza, tutti ne soffrono. È un'alleanza imprescindibile ed è alla base di tutto quello che io avrò modo, cercherò di raccontarvi. Ho portato delle slides che adesso condividerò e che, premetto, saranno messe a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale. Chiedo alla regia di farmi sapere qualora ci fossero dei problemi, ma abbiamo fatto delle prove prima e quindi dovrebbe funzionare tutto. Allora, iniziamo. Per una scuola inclusiva, scuola e famiglia si raccontano. Anche la parola raccontare mi è piaciuta molto. Io vi racconterò di cosa significa parlare di adozione e di affido a scuola o di qualche cosa in questo breve tempo che ho con voi. Vorrei partire da una cornice che è per me fondamentale quando si parla delle storie di vita di tutte le persone, non soltanto le storie di vita delle persone che hanno incontrato l'adozione e l'affido sulla loro strada, ma di tutti noi. E parto quindi con una frase di Boris Cyrulnik, scritta nel libro Il dolore meraviglioso. A chi afferma che disturbi precoci producono effetti duraturi, si può replicare dicendo che disturbi precoci producono effetti precoci, che possono diventare duraturi qualora il contesto familiare e sociale li trasformi in racconti permanenti. Ecco, la parola racconto ritorna e torna in tutta la sua potenza, soprattutto quando abbiamo a che fare con giovani persone che nelle proprie vite hanno vissuto, hanno avuto esperienza di eventi traumatici, conta sì quello che è accaduto nel loro passato, ma conta molto molto di più come vengono visti da chi li accoglie nel loro presente e dal racconto che si fa di loro. Quindi la mia prima attenzione è sulle parole che usiamo nell'accogliere. Servono infatti adulti che tengono in mente i bisogni delle bambine e dei bambini. I bambini e i ragazzi hanno bisogno di adulti che li tengono in mente, tutti i bambini e i ragazzi. È come se gli adulti fossero, si dice, la loro mente dall'esterno. Sono gli adulti, poi, in particolare, che possono dare un significato a quanto accade nella vita, anche di drammatico, di ognuno di noi. Ed è questo che può aiutare a sostenere il senso di impotenza e di vulnerabilità, la preoccupazione costante di chi ha avuto percorsi di vita frequentemente interrotti e frammentati. Sostanzialmente il mio messaggio fondamentale è di pensare nell'accogliere all'importanza del nostro ruolo di adulti, genitori e insegnanti. Servono insegnanti che credano nelle potenzialità dei loro alunni e delle loro alunne. Questa è una cosa ben nota a tutti gli insegnanti, conoscono bene che cos'è l'effetto Pigmalione e tutti gli effetti che si possono avere nel pensare ai propri alunni e le proprie alunne, alle profezie che si autoavverano nel positivo e nel negativo a volte. Ma ci sostiene anche la ricerca, quando ci racconta che in tutte quelle classi in cui ci sono alunni che hanno avuto vissuti particolarmente complessi e che magari sono presi in carico dai servizi territoriali, se gli insegnanti mostrano loro supporto, se li supportano e fanno toccare con mano agli alunni e alle alunne che c'è un supporto da parte loro, migliorano
non solo i voti, ma anche i comportamenti in classe. Ed è ancora più interessante quando la ricerca ci dice che questo è un ruolo precipuo e specifico degli insegnanti. Quando lo stesso supporto è mostrato dai pari, dai compagni di classe o dai genitori affidatari, per esempio, beh, non si hanno gli stessi risultati in classe. Sono proprio gli insegnanti che contano, le insegnanti che contano, e ci tengo questo a dirlo in questo contesto. Come quello che conta nelle famiglie è un ascolto attento dei bisogni, delle specificità e delle risorse dei propri figli e delle proprie figlie, e anche una certa capacità complessa, mi rendo conto, di non sovrapporsi, di non sovrapporre ai propri figli e figlie le proprie aspettative. Entrando nel merito del tema adozione affido, io vorrei essere molto concreta oggi, anche per rendere questo breve tempo utile, e utile sia ai genitori che ci ascoltano che agli insegnanti che ci possono ascoltare. Che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo a disposizione sostanzialmente due documenti. Il primo sono le linee di indirizzo per il diritto allo studio alunne e degli alunni che sono stati adottati, scritte inizialmente nel 2014 e riviste nel 2023, e poi le linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine. Qua io l'ho evidenziate come linee guida affido del 2017, ma in realtà riguardano si prendono cura di varie tipologie di alunni e alunne, per esempio gli alunni e le alunne migranti non accompagnati, o anche gli alunni e le alunne che non sono in affido, ma sono in comunità o in casa famiglia, o coloro che hanno anche delle pene giudiziarie. Quindi, riguardano una vasta tipologia di alunni e alunne che sono momentaneamente fuori dalla famiglia di origine. Ci sono dei protocolli e dei tavoli attivi, e in particolare c'è attivo un protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e la Commissione Adozioni Internazionali, che è la nostra autorità rispetto alle adozioni internazionali, all'interno del quale è stata promossa la revisione delle linee guida riguardanti l'adozione, e che sta anche promuovendo formazione. Formazione sia nei confronti degli uffici scolastici regionali, ma anche formazione che verrà realizzata per tutti gli insegnanti. E poi c'è molta documentazione a disposizione. Documentazione soprattutto messa a disposizione dell'associazionismo familiare. Perché queste due linee di indirizzo e linee guida in realtà sono nate proprio grazie al movimento dal basso dell'associazionismo familiare. Poter accedere a tutti questi documenti, vi do delle brevi indicazioni concrete. Per esempio, si può andare sul sito del coordinamento CARE, nel cosa facciamo nel settore scuola, e troverete tutto. Ma anche ho voluto portarvi i due QR code delle linee di indirizzo scuola e adozione e delle linee guida per gli alunni e le alunne fuori dalla famiglia di origine. Naturalmente queste slides, come vi ho detto, saranno a vostra disposizione, saranno a disposizione dell'ufficio scolastico regionale. Mi è stato detto che verranno caricate sul sito, quindi potrete ritrovare questi QR code, ma se in questo istante non conoscete bene questi due documenti e vi serve averli, potete con il telefonino scaricarli automaticamente. Non è difficile trovarli questi documenti, sono ormai molto diffusi e chi è interessato li trova anche facilmente. Ma veniamo all'anima di questi due documenti, perché io oggi di questo vi parlerò, perché sono due documenti basati esattamente su quello che ci dicevamo prima. Raccontano i fenomeni, centrano tutto sulla buona accoglienza, parlano soprattutto dell'alleanza tra scuole e famiglie, ma anche tra scuole ed educatori, quando si tratta di alunni e alunni che sono in comunità, per esempio.
Quindi direi alleanza tra insegnanti e adulti di riferimento per i ragazzi e le ragazze, parlano di buone prassi, di strategie didattiche da utilizzare, danno suggerimenti senza imporre. Nascono, come vi ho detto, in momenti diversi e in forme diverse, ma la spinta dal basso da cui sono nate è simile. E quindi la struttura dei due documenti è simile. Il coordinamento CARE, che è il coordinamento delle associazioni di famiglie adottive e affidatarie in Italia, ha contribuito alla stesura di entrambe ed è stato motore per entrambe e nelle nostre associazioni viene proprio fatta promozione attiva di questi due documenti, viene fatta formazione sul tema scuola affinché le nostre famiglie stesse siano come dei semi attraverso i quali far germinare buone prassi rispetto a questo tema. La struttura è articolata in tre parti: una prima parte di descrizione dei fenomeni, entrambi i documenti permettono una prima comprensione dei fenomeni di cui si occupano, l'adozione e l'affido, proprio perché non è sensato pensare che gli e le insegnanti diventino esperti dei fenomeni. Gli insegnanti hanno bisogno di conoscere i fenomeni e in questi due documenti questa descrizione, questa prima descrizione è data in maniera completa, esaustiva, efficace, sintetica, sottolineando quali sono i punti essenziali. Per esempio, per quel che riguarda l'adozione internazionale, viene dato ampio spazio al tema del passaggio da una lingua a un'altra. Per quel che riguarda l'adozione nazionale, vengono sottolineate le necessità rispetto alla protezione dei dati in certe fasi dell'adozione nazionale. Per quel che riguarda l'affido, vengono sottolineate le molteplicità delle forme di affido o i ragazzi che possono vivere queste dimensioni e così via. Poi c'è un'ampia parte sulle prassi amministrative fondamentali. Entrambi i documenti mettono al centro la flessibilità per risolvere le questioni di tipo amministrativo riguardanti il primo ingresso, la possibile deroga all'obbligo per i bambini e le bambine che hanno storie di adozione sia nazionale che internazionale, senza aver bisogno di certificazioni in questo senso, la gestione e la protezione dei dati, il transito da una scuola all'altra quando si hanno ragazzi e ragazze con vissuti così frammentati. E poi una terza parte, in cui vengono offerte prospettive per la vita in classe, riguardanti la storia personale, come gestire il tema della storia personale nel caso dei bambini e delle bambine con storie di adozione, ma anche di affido, qualsiasi storia, senza necessariamente entrare nei vissuti delle persone. Come affrontare libri di testo quando diventano troppo standardizzati rispetto alle vite dei vostri alunni. Si parla di momenti critici, degli aspetti linguistici, di orientamento in itinere. Ma si parla anche dei processi di rete, dell'essere in contatto con i servizi territoriali, con gli enti autorizzati che si occupano di adozione internazionale, con le associazioni di famiglie adottive affidatarie. Si parla di figure di riferimento, colleghi che diventano figure di riferimento e che possono essere di aiuto nella scuola, ai propri colleghi, ma anche di primo contatto con le famiglie. Voglio soffermarmi sulla revisione che è stata fatta delle linee di indirizzo riguardanti l'adozione nel 2023 e poi vi parlerò brevemente anche delle linee guida per gli alunni e le alunne fuori dalla famiglia di origine. La revisione delle linee di indirizzo sull'adozione nasce a partire dal protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e la Commissione Adozione Internazionale. E tutto questo accade perché c'è stato un tale movimento di attenzionamento rispetto a questi temi che queste due istituzioni si sono messe insieme per lavorare insieme su questo tema. Questi sono i principali punti di differenza rispetto al precedente documento. È citato esplicitamente il sistema integrato 06, per cui le scuole di infanzia sono assolutamente coinvolte da tutto quello che vi dirò.
Viene approfondito il tema dell'adozione nazionale, vengono approfonditi alcuni aspetti linguistici di cui vi dirò fra poco. Naturalmente viene inserito il ruolo anche della Commissione Adozioni Internazionali, che prima non era presente, e vorrei soffermarmi sulla revisione, profonda revisione del linguaggio che è stata fatta in tutto il documento. Vedete, mi riporto all'inizio. Quando vi dicevo, no? Vi raccontavo la frase, vi citavo la frase di Cyril Nick. È fondamentale il linguaggio che usiamo nell'accogliere questi alunni e queste alunne, perché non si può fare di alunni con storie di adozione, di alunni con storie di affido, delle categorie a parte, delle sottocategorie, delle mille criticità che la scuola vede. Ragioniamo in maniera inclusiva, per l'appunto, da subito. Non si tratta di bambini e bambine adottivi, si tratta di bambine e bambine che nella loro storia hanno incontrato l'adozione. L'adozione è un incontro di biografie, le famiglie si creano attraverso incontri di storie e si diventa famiglia al di là dei legami biologici. Si dice l'adozione è un incontro di biografie, non un incontro di biologie. E quindi in tutto il documento noi abbiamo fatto in modo di parlare di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con storie di adozione, con background adottivo, che sono stati adottati, per sottolineare che non si tratta di una categoria di ragazzi a parte, ma si tratta di qualcuno che nella propria storia ha vissuto qualcosa. Inoltre sono stati messi a disposizione cinque allegati molto importanti, sono stati rivisti e messi a disposizione. Nella precedente linea di indirizzo non erano stati messi a disposizione di tutti in pubblico, non c'era un link che collegasse a questi allegati. Ora sì, ed è un gesto molto importante perché questi allegati servono agli insegnanti per la prima accoglienza, ma sono anche allegati che raccontano come gestire l'ingresso in classe con quali tempistiche, ma che raccontano anche dei temi adolescenziali, che raccontano delle situazioni delle microaggressioni, degli aspetti interculturali nel caso dell'adozione, ma che raccontano anche meglio di cosa significa il passaggio di lingua in adozione internazionale. In particolare, voglio fare pochi affondi. Io sto cercando di seguire il tempo, ma sono fiduciosa che la regia mi avvertirà qualora dovessi allungarmi troppo. Prima di tutto, un punto nevralgico della revisione ha avuto a che fare con la terminologia collocamento provvisorio. Nelle famiglie adottive per adozione nazionale ci sono lunghi tempi all'inizio in cui, non si è ancora in una fase di adozione e neanche di affidamento preadottivo. Si chiama collocamento provvisorio. In questa fase è fondamentale la protezione dei dati dei bambini e delle bambine. E nel precedente documento, visto che questa locuzione non veniva usata, spesso non si aveva particolare attenzione proprio in questa fase così nevralgica. Nel nuovo documento tutto questo è chiarito. Anzi, viene specificato che per gli alunni in collocamento provvisorio è opportuno che la scuola crei un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici. Sulla creazione di un codice fiscale provvisorio va segnalato che il documento originario lo prevedeva nel caso dell'adozione internazionale. Questa funzione provvisoria si applica ora ai contesti iniziali delle adozioni nazionali. Si tratta di un codice da usare solo ai fini di segreteria della scuola e lo crea la segreteria della scuola. Il codice fiscale provvisorio deve comunque essere sostituito da quello definitivo entro il completamento del percorso scolastico, ovvero prima dello svolgimento degli esami di Stato. Qua vi ho anche portato una metodologia, come di fatto accade che si crea il codice fiscale provvisorio. Sul registro elettronico si può cambiare cognome, il cognome del bambino, praticamente il bambino in collocamento provvisorio viene registrato col suo nome, ma col cognome dei futuri adottanti. Si genera un codice fiscale fittizio
Questi dati devono essere usati sui registri elettronici e sull'anagrafica del SIDI bisogna prima inserire il nome come se fosse un nuovo alunno e poi cancellare quello con i dati originari. Non c'è una discontinuità? Perché per fare questa operazione la segreteria deve essere autorizzata dalla dirigenza ed è un'autorizzazione solo formale, cioè non deve essere inserito nulla in piattaforma, però deve essere inserito nel fascicolo dell'alunno. È la dirigenza delle scuole che accoglie le famiglie adottive, che prende atto della situazione del bambino che è in collocamento provvisorio, che secreta i dati, ma online non deve apparire niente. Questa strategia viene ora usata anche per quei casi di adozione internazionale in cui passi molto tempo prima che l'adozione internazionale venga ratificata dai tribunali italiani. Anche in quel caso c'è un bisogno di protezione di dati che restano i dati originari. Sulla deroga all'obbligo, ve l'ho citata prima, è una possibilità per gli alunni con storia di adozione, ma in realtà poi, come vedremo, anche per gli alunni fuori dalla famiglia d'origine, ed è una possibilità quando serve, cioè non sempre, non è una necessità sempre, ma quando serve si può avere senza bisogno di certificazione ai sensi della legge 104. E mentre negli anni scorsi veniva soprattutto applicata per i casi di adozione internazionale, con questo nuovo documento è sottolineato quanto anche nei casi di adozione nazionale talvolta possa essere necessario. Vedete, l'adozione nazionale è l'adozione che riguarda i bambini che vengono adottati in Italia, ma possono essere comunque bambini nati all'estero, comunque bambini arrivati da poco in Italia o anche bambini che sono stati adottati internazionalmente, ma poi la loro famiglia adottiva non è rimasta e quindi si sono trovati di nuovo a essere presi in carico dal sistema dei servizi. Stessa cosa vale per la scelta della classe d'ingresso, sia nel caso dell'adozione nazionale che internazionale. Non è detto che si debba essere inseriti nella classe di competenza anagrafica. Protezione dei dati va posta, e attenzione, va posta anche quando si ha a che fare con i documenti sanitari, perché i bambini e le bambine adottati nazionalmente, ma che sono certificati ai sensi o della legge 170 o della 104, portano con loro dei documenti sanitari che hanno i loro cognomi di origine. Anche questi dati vanno protetti. E infine una delle cose che è stata veramente più interessante della revisione del 2023. Per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, le scuole medie, è possibile, se necessario, sostituire anche temporaneamente le 2 ore settimanali di insegnamento della seconda lingua straniera con il potenziamento dell'italiano e della lingua di scolarizzazione. E questo non accade perché è scritto nelle linee di indirizzo, accade grazie a un decreto del Presidente della Repubblica del 2009, che viene applicato anche nel caso degli alunni con storie di adozione, quando necessario, naturalmente, come può capitare per degli alunni che sono arrivati in Italia per adozione internazionale. In tal caso, laddove la necessità di tale sostituzione si sia prolungata nel tempo e non sia possibile procedere alla valutazione degli apprendimenti riferiti alla seconda lingua straniera, lo svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione non comprenderà la prova scritta relativa alla seconda lingua straniera senza inficiare la validità del titolo di studio conseguito. Fatemi arrivare a conclusione con qualche accenno rispetto alle linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine. Non voglio prendere troppo tempo neanche a chi mi segue, quindi sto seguendomi sull'orologio e credo di essere ancora in tempo, ma è importante soffermarsi su questi alunni e su queste alunne. Sono gli alunni e le alunne con maggiori vulnerabilità, perché nelle situazioni di affido si possono vivere
molteplici collocamenti. Si può essere stati con la famiglia di origine o anche in comunità e poi in un affitto e poi in un altro ancora. Immaginate poi qua stiamo parlando anche di alunni e alunne che sono in comunità o perché in crisi con le proprie famiglie di origine o perché arrivano per migrazione non accompagnati. Pensate agli alunni e alle alunne che stanno vivendo tutto questo perché sono sottoposti a restrizioni penali, a questioni giudiziarie. Si tratta degli alunni e delle alunne di cui bisogna avere cura estrema. L'iscrizione, come per l'adozione, può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, senza necessariamente usare le piattaforme online, esattamente come per l'adozione. Procede la famiglia affidataria o il tutore e essere in affido crea una dimensione di priorità rispetto all'iscrizione scolastica. La scelta della classe d'ingresso è proposta dal dirigente, tenendo conto delle indicazioni degli affidatari, il tutore e di quanto viene messo a disposizione dai servizi pubblici o privati che si occupano dei minorenni. Non si esclude la deroga all'obbligo nel passaggio dall'infanzia alla primaria. La deroga all'obbligo significa un anno in più alla scuola dell'infanzia. L'inserimento scolastico deve tener conto dei possibili cambi repentini. I tempi della scuola non debbono intralciare i tempi dell'inserimento nella famiglia affidataria. Guardate che a volte si rimandano affidi o anche collocamenti provvisori, adozioni, per aspettare che la scuola finisca perché c'è il problema del cambio della scuola e molto spesso c'è il grande problema del cambio dell'insegnante di sostegno, perché magari in una scuola dove il ragazzo c'è l'insegnante di sostegno, andando in una famiglia affidataria si dovrebbe cambiare scuola e non c'è l'insegnante di sostegno. È possibile procrastinare l'ingresso a scuola per permettere la creazione di buoni rapporti in famiglia o l'ingresso in una comunità, decide il o la dirigente, sentito il team dei docenti, gli affidatari o il tutore. Qua sottolineo solo un passaggio. Nel caso degli alunni collocati in strutture di protezione, cioè le comunità, compresi coloro che sono sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile, procederà all'iscrizione del tutore o il legale rappresentante della struttura. E nel caso di minorenni non accompagnati, i quali spesso non possiedono la documentazione necessaria, procederanno il tutore o il responsabile della struttura. Vedete, questi sono documenti che entrano, permettete, scusatemi, molto dentro a tutta la situazione amministrativa, perché da una buona amministrazione segue una buona accoglienza. Stante la complessità delle vite di questi alunni e alunne, si offre la possibilità di procrastinare l'ingresso in classe per permettere il tempo necessario al bambino e al ragazzo per orientarsi e ambientarsi nel nuovo contesto. Questa è una cosa molto importante, vale anche per l'adozione, ma vale anche in questi casi. Trasferimenti, un tema molto caldo per questo tipo di ragazzi, per questi ragazzi. Il nulla osta può essere chiesto dagli affidatari, la privacy nel passaggio dei dati è essenziale, è importante creare una dimensione di continuità tra le due scuole in modo da permettere un significativo passaggio di informazioni. L'ho già detto, qua c'è il grande rischio del salto del sostegno. Gli uffici scolastici regionali sono certa che siano sensibili a questo problema e che facciano sempre di tutto per far sì che si arrivi a delle soluzioni quando si può. I documenti di valutazione sono ritirati dagli affidatari e bisogna fare attenzione alla continuità del percorso. Viene suggerito di servirsi delle strategie necessarie per mantenere la continuità educativa e didattica, nelle transizioni scolastiche, per contrastare la frammentarietà che contraddistingue la vita di questi alunni e di queste alunne. Bisogna rendere flessibile la propria didattica, rendere flessibili le strategie, le metodologie, i tempi e i curricula. Bisogna creare, mantenere e sostenere relazioni e reti significative tra i docenti e le famiglie affidatarie, coinvolgendo i servizi sanitari e psicopedagogici, anche individuando una figura di docente referente sul tema
con il compito di favorire il processo di buon inserimento in classe. A tal fine è necessario promuovere e programmare vari incontri con le famiglie affidatarie. Vedete quanto è importante il tema dell'alleanza. Ecco quali sono i suggerimenti. Continuare con la formazione. Dirigenti, insegnanti hanno bisogno di conoscere le specificità dei fenomeni. Nominare insegnanti referenti. Referenti ovviamente che possono essere referenti sull'adozione e sugli alunni fuori dalla famiglia di origine, insieme, fare rete col territorio, valorizzare le associazioni che sono presenti sul territorio, fare rete con altri referenti, produrre documenti e protocolli di accoglienza e poi avvalersi, e questo è un mio suggerimento, dei punti di vista esterni. Quando le situazioni sono molto complicate, valorizzate la possibilità di avvalervi di professionisti esterni che facciano da supervisori, da intervisori, da convisori. Per tenere in mano il sole serve saper tenere in mano l'ombra, conoscere le criticità. I cataclismi della vita trascorsa possono impattare sugli apprendimenti. L'incomprensione del fenomeno dell'adozione o dell'affido possono rendere le scuole non sufficientemente pronte. Le aspettative degli adulti, genitori e insegnanti possono intralciare i percorsi scolastici. Queste sono le criticità e non sono solo dei bambini e dei ragazzi. Le persone non sono la somma dei danni subiti. Hanno diritto a essere ascoltati i ragazzi nei propri desideri e rispettati nei propri tempi. Le risorse sono proprio in questi ragazzi e in queste ragazze. E negli adulti che si fermano ad ascoltarli, negli insegnanti e nei genitori che credono in loro e che si mettono loro accanto senza sovrapporsi. Voglio chiudere, e qua sono veramente alla fine, dicendovi, facendovi vedere quante sono le associazioni familiari del coordinamento CARE in Emilia-Romagna, a Mogea, a Modana, dalla parte dei bambini a Piacenza, da Milano a Ferrara, Genitori si diventa a Bologna e a Parmareggio. Kairos a Bologna, I colori dell'adozione a Rimini, La casa dei sogni a Faenza, Zorba a Bologna, su tutte loro potete contare. Questi sono i miei riferimenti, vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata in tempo, ci tengo particolarmente, e interrompo la mia condivisione e lascio la parola al dottor Isaia del Forax. Grazie alla professoressa Guerrieri, grazie per il bell'intervento. La ringrazio anche da genitore adottivo, mi sono molto ritrovato nell'incontro di storie, incontro di biografie che ha citato prima. E volevo solo fare una sottolineatura, è importantissimo quello che la professoressa ci ha raccontato. È molto importante però che anche le altre famiglie facciano rete con le famiglie affidatarie e le famiglie adottive per supportarle all'interno del mondo della scuola. E adesso lascerei invece la parola al professor Alessandro Bondi del Centro Sportivo Italiano, che ci parlerà insieme alla dottoressa Maria Giulia Cicognani dell'Ufficio Educazione Fisica di Ravenna, del tema sport e disabilità, un approccio positivo e di rete. E lascio la parola e ringrazio anche loro. Buonasera a tutti. Giulia, ti vedo collegata, ti chiedo scusa, questo è un problema tecnico. Ok, prego. Salve, buonasera, buonasera a tutti. Posso iniziare io? Non sono, diciamo, in elenco come relatrice, però sono molto orgogliosa e ringrazio per avermi invitato a, diciamo, questa serata. Chi mi ha preceduto ha detto cose molto, molto importanti, nelle quali credo molto. Io mi occupo principalmente diciamo dell'aspetto sportivo all'interno delle scuole e quindi nell'organizzare tutte quelle attività che vedono includere tutti i ragazzi, qualunque essi siano. Ragazzi di qualsiasi nazionalità, maschi, femmine, di qualsiasi età. E devo dire che lo sport
vediamo che è un mezzo molto importante per, diciamo, per l'inclusione di questi, cioè degli alunni delle nostre scuole. E una cosa importante che ha detto chi mi ha preceduto, nella quale credo molto, è quando appunto ha sottolineato la dottoressa, dicendo che nessun bambino diciamo è perduto se trova nel suo percorso scolastico un insegnante che crede in lui, che può essere un bambino con disabilità o un bambino adottato. Credo moltissimo nel connubio fra la famiglia e la scuola, importantissimo, e i genitori sono la prima agenzia educativa nella quale gli insegnanti devono comunque rivolgersi sempre affinché il percorso di crescita dei figli e degli alunni sia il migliore possibile. Non mi dilungo altro perché appunto doveva essere solamente un saluto, però questo per dimostrare appunto l'importanza del lavoro che stanno facendo queste associazioni. In particolare collaboro moltissimo anche con il territorio, quindi con i vari enti locali, per far sì che all'interno della scuola tutti gli alunni, tutti i ragazzi possano essere inclusi in quelle che sono le nostre attività sportive. Lo sport sappiamo benissimo che separa qualsiasi tipo di disabilità e valorizza le abilità di tutti noi, di tutti i ragazzi. Ringrazio ancora per avermi dato questo piccolo spazio, ringrazio Alessandro Bondi, l'ufficio scolastico e le associazioni dei genitori e tutti i genitori che ci stanno seguendo. Buon proseguimento di serata e per qualsiasi necessità sappiate che comunque esistono gli uffici scolastici proprio che riguardano l'educazione fisica che lavorano all'interno delle scuole anche per l'inclusione di tutti i ragazzi. Alessandro, ti rilascerei la parola. Grazie mille, buonasera a tutti. Io mi chiamo Alessandro Bondi, sono presidente del CSI di Ravenna e mi occupo di sport e disabilità da un po' di anni ormai. Il titolo dell'intervento nasce appunto su un approccio positivo e di rete. Ricollegandomi a quello che ha appena detto Giulia, nell'alleanza tra la famiglia e il mondo dello sport diviene ancora più fondamentale quando si parla di appunto atleti con disabilità. E vorrei proprio andare a iniziare da questo studio, che è di qualche anno fa, ma secondo me rimane ancora attuale ed è un ottimo spunto di riflessione e di discussione. Qual è la risposta che ha provato a dare questo studio? È evidente che i bambini e adolescenti con disabilità partecipano meno alle attività sportive rispetto ai coetanei senza disabilità. Questo è un dato di fatto che c'è da sempre. Appare evidente che i genitori, comunque sia nell'età evolutiva dei propri figli, svolgono un ruolo fondamentale nell'avviamento all'attività sportiva e allo sport, riuscendo a facilitare o ad ostacolare la partecipazione dei propri figli allo sport. Quindi la domanda che era stata fatta all'inizio di questo studio era appunto: i genitori di adolescenti con disabilità hanno opinioni relative allo sport più negative dei genitori di adolescenti senza disabilità? Perché può essere un certo stimolo di discussione. Studi precedenti dimostravano che comunque sia i genitori di adolescenti, in questo caso con varie tipologie di disabilità, hanno opinioni più positive nell'ambito del praticare sport ai propri figli. Attribuiscono più valore e sono meno preoccupati delle eventuali conseguenze negative.
Altri studi invece sono un po' meno positivi ed evidenziano che i genitori esprimono dei dubbi, dei timori, delle perplessità sul fatto che il proprio figlio possa andare a trovarsi a disagio, essere frustrato nel fare sport, che sia difficile fare sport per lui, quindi questo aumenti la frustrazione, che sia più incline a infortunarsi. Vanno a vedere forse più gli aspetti negativi legati alla partecipazione di un'attività sportiva. Questo cosa comporta? Sicuramente un insediarsi di protezioni eccessive, di comportamenti protettivi che limitano a loro volta la partecipazione appunto alle attività sportive. Quindi appare evidente, diciamo, che i genitori hanno un ruolo fondamentale per ovviamente lo sport dei propri figli. Diciamo che le opinioni sullo sport sono positive, ma ci sono alcuni comportamenti che possono andare ad ostacolare la partecipazione. Questo studio fatto tra l'altro a Ferrara ha coinvolto dei genitori di adolescenti con disabilità e senza disabilità, sia che praticassero sport che non praticassero sport. C'erano sei domande, e su queste tre domande diciamo che non c'è stata alcuna differenza significativa. Quindi sul fatto che ritengo che lo sport sia per mio figlio un'attività formativa, temo che lo sport possa essere per mio figlio fonte di frustrazione, temo che durante l'attività sportiva di mio figlio possa farsi male, il fatto che si trattasse di un genitore di un atleta con disabilità oppure no, non ha dato alcuna differenza sostanziale, che già è positivo, perché avevamo visto che il fatto della frustrazione e dell'infortunio invece erano già stati evidenziati come fattori di protezione che impedivano l'accesso allo sport da parte dei bambini, degli adolescenti. Anzi, andiamo a vedere anche delle cose molto, molto belle, molto interessanti. Alla domanda: è importante che mio figlio partecipi alle attività sportive? In realtà sono più d'accordo e sono meno incerti i genitori di adolescenti con disabilità. Quindi chi ha un figlio con disabilità è più convinto che sia importante che il mio figlio partecipi ad attività sportive. Stesso discorso vale anche sul fatto che i genitori di persone con disabilità ritengono maggiormente che il proprio figlio possa fare sport per mantenersi in salute. Quindi in questo caso diciamo che il punto di partenza dello studio poteva andare a evidenziare una differenza negativa. Da questo punto di vista invece ha trovato la differenza totalmente opposta, e questi sono due bellissimi risultati. Ecco, il problema è quando si va sull'ultima domanda: temo che mio figlio possa sentirsi a disagio nelle attività sportive. Qui in realtà invece purtroppo la risposta è negativa, in cui i genitori di figli con disabilità sono più d'accordo con questa affermazione rispetto a genitori di figli senza disabilità. Quindi diciamo che dall'analisi di questi risultati, sì, la differenza è questa, proprio il fatto che i genitori, gli adolescenti senza disabilità rifiutano più l'idea che il figlio possa trovarsi a disagio nel fare sport, e non appunto da un'opinione negativa rispetto al mondo sportivo. Un ottimo risultato da un certo punto di vista. Quindi fondamentalmente lo studio conclude che occorre verificare quali sono gli altri fattori che possono incidere su questa differenza di partecipazione. Studi che poi andranno a intervenire su queste azioni per permettere a tutti di fare sport. Torno sul discorso del rapporto tra genitori e sport, perché
mi hanno detto: siamo arrivati a un punto in cui i genitori di adolescenti con disabilità sono molto più convinti che lo sport faccia bene ai propri figli. Causa effetto, si è visto anche in questi anni, e anche noi lo possiamo vedere nelle nostre attività, che c'è stata una crescente diffusione sul territorio di attività sportive rivolte a persone con disabilità, in senso educativo, in senso inclusivo, e comunque sia si nota, si percepisce questo clima di cambiamento della cultura in cui le attività sportive rivolte all'atletica con disabilità vengono maggiormente valorizzate. Probabilmente l'impressione, cioè questo concetto sul dar maggior valore all'attività sportiva e la crescente diffusione di iniziative, in realtà hanno creato un circolo vizioso che si spera che possa portare, poi non dico ad equiparare i numeri, ma comunque sia a permettere veramente a tutti i bambini e adolescenti con disabilità a fare sport, perché appunto è aumentato il valore educativo dato dalle famiglie all'ambito sportivo, e soprattutto ci tengo a precisare, il mondo sportivo ha cercato di togliersi un po' dal marchio di attività riabilitativa, anche che non lo è perché sono altri professionisti, ma diciamo che uno sportivo in passato ha cercato di far credere che potesse essere un po' una terapia per guarire i figli dalla disabilità. Un po' c'è stato uno sportivo, un po' i genitori forse giustamente hanno creduto questo, che ha portato invece a un picco negativo di partecipazione alle attività sportive da parte di bambini con disabilità. Questo per fortuna è cambiato, e quindi oggi invece siamo in questo trend positivo che ci fa ben sperare. Soprattutto c'è stata anche una pandemia in mezzo che ha cambiato il mondo sportivo anche da questo punto di vista, perché noi possiamo evidenziare che ovviamente gli anni centrali della pandemia, diciamo fino all'anno scorso, e poi comunque sì, il tema di la pandemia ha avuto degli strascichi molto lunghi, diciamo che fino all'anno scorso eravamo praticamente fermi, quasi fermi. Quest'anno abbiamo un boom clamoroso di contatti da parte di famiglie, cosa che speravamo da anni, ed è arrivato. Quindi, probabilmente questi studi, adesso sarebbe carino vedere studi in questo ambito aggiornati ad oggi, perché comunque sia, iniziare un nuovo cammino spaventa, però in effetti forse era più pericoloso stare fermi che provare a fare qualcosa. Tolto questo studio, che secondo me è veramente interessante e permette di fare delle riflessioni, passo direttamente al concetto dell'attività sportiva e della disabilità, perché poi vorrei focalizzarmi più sul discorso di rete, e se rimane qualche minuto volevo anche farvi vedere alcune attività che facciamo. L'attività sportiva per i disabili serve per, oltre a tutti i valori dello sport che ha l'attività sportiva, una ripetizione, viene utilizzata molto per educare all'autonomia, per potenziare le capacità individuali e anche per accrescere l'autostima. Quindi un progetto globale di educazione, che dovrebbe essere poi la stessa cosa anche quando si parla di attività sportiva per bambini senza disabilità, ma in quest'ambito è molto più importante e ha molto più una valenza appunto di tipo educativo, che va a valorizzare le competenze e abilità di ogni partecipante, dovendo dare ovviamente delle risposte multimodali, cioè, a bisogni di diverso genere, ma comunque sia sempre orientati al miglioramento della qualità
della vita e all'inserimento sociale. Gli operatori sportivi devono avere una figura, devono avere una preparazione molto più elevata rispetto a chi opera in contesti, chiamiamoli, ordinari, perché queste tecniche pedagogiche, psicologiche, didattiche, relazionali. Ripeto, dovrebbe essere così anche sempre, ma diciamo che si nota meno la differenza con bambini a sviluppo tipico. Quindi perché non è solo un operatore sportivo, in questo caso qui, ma è un educatore sportivo, non è un istruttore che insegna alla disciplina, ma è un istruttore che educa alla disciplina. Noi siamo partiti da fare formazione, quando abbiamo voluto dare un'impronta, un certo tipo, alla nostra attività sportiva, sempre dalla formazione degli operatori più che dall'attività. Perché gli obiettivi finali per gli atleti sono poi, che ripeto, più o meno valgono per tutti gli atleti, ma ripeto, qui conviene dare un focus maggiore, quindi competenze motorie di base e benessere psicofisico della persona. L'aumento dell'autonomia, dell'autostima e della capacità di iniziativa della persona in ambito sportivo. Quando si parla di sport di squadra, in particolar modo, anche capacità di collaborazione, di condivisione del gesto tecnico e del gioco sportivo. Gestione anche dell'affettività e delle emozioni non vanno tralasciate quando si parla di attività sportiva. Ovviamente la socializzazione, la creatività e anche il rispetto di regole sociali, perché lo sport, a differenza, lo sport ha delle regole da rispettare, è un'attività che viene svolta all'interno di regole e quindi anche riuscire a rispettare queste regole comunque sia permettono di migliorare le capacità. In generale, ovviamente, quindi è un miglioramento della qualità della vita. Coordinamento, rete. Il progetto di rete è quello di cui noi siamo, abbiamo creduto tanto, grazie anche a chi ci ha aiutato a credere in questo, e molto brevemente una piccola storia. Nasce nel 2016 l'attività grossa, noi facciamo attività dal 99, non c'era ancora. Però nel 2016 abbiamo deciso di dare una spinta in più per creare appunto una rete di iniziative per offrire un contesto sportivo e strutturato. Non è solo merito nostro, è merito anche della cooperativa La Pieve del territorio che ci ha supportato e sopportato nello svolgimento delle attività e nasceva l'idea che abbiamo sempre messo in testa tutto, era il servizio sociale sportivo rivolto alle famiglie, innanzitutto, agli operatori che lavorano nel mondo della disabilità, partendo con cultura e sensibilizzazione sul tema e modelli da condividere. Noi non siamo partiti da il nostro destinatario è l'atleta, ma il nostro destinatario è la famiglia. Un cambio di paradigma interessante, importante, ma che ci ha permesso poi di tenere la barra dritta su certi temi. Quindi il progetto era quello di diffondere la pratica sportiva come diritto di tutti i cittadini e quindi utilizzare lo sport, l'esercizio motorio, per fare in modo tale che ognuno si possa mettere in gioco in base alle abilità, alle probabilità e certamente cercare di rendere meno visibili differenze e i disagi individuali. Questo è un po' il progetto a grandi linee. Quindi gli obiettivi ripeto, va avanti ancora oggi, strutturare un contesto di attività motoria globale che possa andare a favorire la crescita e gli obiettivi già detti in precedenza. Valorizzare la crescita delle capacità motorie delle persone con disabilità tramite la frequentazione di attività sportive. Ci tengo a precisare attività sportive continuative. Il concetto è che un bambino va a giocare a calcio, ci va tutto l'anno sportivo, perché è un bambino disabile, no? Spesso si vedevano magari azioni spot, piccoli
progettini che poi in realtà non avevano una continuità. Invece questo non è, la continuità e la certezza dell'attività, la garanzia dell'attività è fondamentale anche quando ci si va a rapportare con le famiglie, perché tu come genitore devi garantire certi servizi e certi standard. E promuovere appunto una diversa cultura della disabilità per andare a cercare di superare le proprie limiti, andare ad utilizzare le proprie risorse e sostegni che poi ci possono essere. Perché rete e non perché non lo facciamo noi basta? Perché un coordinamento? Perché per creare una rete di percorsi psicomotori per ragazzi con disabilità serviva l'aiuto di tante persone, cioè non può farlo uno da solo, non può farlo una società sportiva, non può farlo un ente di promozione sportiva, non può farlo una cooperativa, non può farlo un'associazione. Deve essere una rete che va a proporre le attività ludicomotorie in collegamento con tutte le iniziative e esperienze del territorio, anche perché è inutile che due realtà sul territorio facciano la stessa identica cosa, che magari ho 5.000 da una parte, 5.000 dall'altra, se li si mettono assieme, San 10 è anche la cosa più bella e c'è anche un'ottimizzazione delle risorse. La rete con chi deve essere fatta? Cioè sì, noi come ente di promozione sportiva, le società sportive che si occupano di pratiche dello sport, le cooperative sociali e comunque sia tutte le agenzie educative che si occupano di disabilità e le associazioni, tra cui ovviamente le associazioni di familiari che in questi anni sono stati molto importanti ed è cresciuto il rapporto che abbiamo avuto, che abbiamo con le associazioni con familiari, che perché ci ha permesso di stimolare, ci ha permesso tramite lo stimolo di realizzare attività nuove, di implementarne, di cambiarne alcune. Questa rete serve non tanto per la diffusione dell'attività, che è fondamentale, ma per migliorare la qualità, anche perché poi alla fine comunque sia ci deve essere un rapporto con l'ente locale e con l'azienda sanitaria. In rete ottimizziamo tutto, ottimizziamo le risorse, ma creiamo prodotti di qualità, perché è quello di cui hanno bisogno le famiglie e hanno bisogno i ragazzi poi all'interno dei progetti di vita che si integrano nella quotidianità. Cambio di paradigma. Questo nel 2016 ci ha visto un po' strani, okay? Però il cambio paradigma fondamentalmente diceva che le associazioni non sono più curatori del proprio giardino, cioè io non mi occupo solo di quello che faccio io, ma sono noi di una rete integrata. Non siamo semplicemente gestori, esecutori di servizi, ma creatore di contesti dinamici e flessibili. Così come la pubblica amministrazione non è più solamente l'ente inviante o l'ente finanziante, ma è il promotore di queste reti e diventa un coprogettatore di tutte le attività. Difficile, il paradigma è difficile, fare rete è difficile, noi oggi non possiamo dire di esserci riusciti a pieno, per dire di avere ottimi risultati, ma perché purtroppo comunque sia, quando soffiamo il vento qualcuno invece vuole mettere i muri piuttosto che mettere dei muri in avvento per creare energia e nuove realtà. Perché lo sport, l'abbiamo già visto, i motivi, soprattutto la società, ma l'aspetto fondamentale che spesso ci dimentichiamo è che anche alle persone con disabilità piace fare sport. Come piace fare sport? Piace giocare a pallone a un bambino di 8 anni che vede anche i bambini con disabilità gli piace giocare a pallone, piuttosto che a basket e a pallavolo. Cioè noi dobbiamo comunque sia far vivere lo sport non, come dicevo prima, un'esperienza riabilitativa e curativa, ma un'esperienza piacevole per chi partecipa. Questo è, credo, un punto focale che non dobbiamo mai dimenticarci. Cioè il ragazzo con disabilità quando sbaglia si incazza come tutti, cioè non è che perché quando gioca vuole vincere, quindi è un'attività sportiva a tutti gli effetti, non è un'attività di altro genere. Bisogna anche ricordarsi che non tutti possono far tutto. Noi abbiamo definito, insomma, diciamo poi
game, però insomma, definito diversi livelli di attività motoria, dalla quella semplice, classica dolce, per chi ancora non riesce a fare niente, che ha impatto nella quotidianità, un'attività motoria strutturata in percorsi individuali o di squadra o di gruppo, l'attività sportiva vera e propria, quindi lo sport individuale o di squadra, in base al desiderio. Non è che, se, non è che tutti i ragazzi in realtà vogliono fare pallacanestro o judo, uno vuole fare quello che gli pare. Cioè, giustamente anche qui la rete serve per creare un insieme di contesti sportivi strutturati affinché ci sia una platea, un ventaglio di opportunità nella quale le famiglie possono scegliere. Da lì c'è l'attività sportiva agonistica, sempre nell'ambito della disabilità, tornei, campionati, esistono, perché per arrivare, quando possibile, ed oggettivamente non è un obiettivo facile e non tutti lo possono raggiungere, all'attività sportiva integrata in un contesto aperto o tradizionale. Poi in mezzo ci sono attività sportive agonistiche integrate, che però sempre comunque in ambito protetto. Chi fa questa scelta? L'atleta deve entrare in questo percorso in base a una valutazione, in base alla propria capacità, e alla fine poi col tempo potrà migliorare, si spera, e cambiare uno stato successivo. Cioè, c'è chi entra nell'attività motoria strutturata e non andrà mai più in su di quello, c'è chi invece entra a fare la ginnastica dolce e poi arriva a fare attività agonistica. Abbiamo casi di ogni genere e situazioni di ogni tipo. La sua speranza è sempre di portare tutti a fare attività agonistica. Non è facile, ci vogliono anni, però è un obiettivo lungo tempo. Per questo dicevo, l'attività deve essere continuativa e garantita. Ma mi mancano pochi minuti. Alcuni cenni di attività specifiche che andiamo a svolgere in ambito scolastico, per avvicinare appunto anche il mondo della scuola al tema sport e disabilità. Percorsi di promozione dell'integrazione sportiva. Fondamentalmente questo è un'attività, comunque sia, di breve durata. Prima ho detto che non basta il breve durata, è vero. Però in realtà fondamentalmente andiamo a svolgere dei laboratori sportivi nelle classi in cui ci sono dei bimbi con disabilità attraverso sport mediatori, in particolar modo il dodgeball adattato. Per chi non conosce, il dodgeball è la palla avvelenata, ma sport. C'è anche un film di diversi anni fa che fa morire da ridere, però il dodgeball nasce in Italia a Ravenna, Cesi di Ravenna, e noi abbiamo detto bene, allora noi ci inventiamo anche il dodgeball adattato alla disabilità, ed è stata una cosa stupenda. Quindi andiamo quindi a dare una mano anche alle scuole a migliorare l'offerta educativa. Generalmente si parla con scuole di primo e secondo grado, di quel tipo lì. Poi in realtà abbiamo anche esperienze fino alla materna in alcuni casi, però dopo lì, a seconda dei casi, si va a dialogare con gli insegnanti. E a questo punto, quindi, io però vado a fare un'attività di breve durata, è vero, ma perché? Perché poi vado a proporre il proseguimento dell'attività presso la sportiva che fa attività. Sono incontro con i dirigenti, gli insegnanti, i tutori, in cui presentiamo tutte le metodologie. I laboratori sportivi veri e propri, in cui inviamo un operatore sportivo per disabilità in presenza col docente, se è presente, perché a volte purtroppo si arriva solo dopo, e quindi andiamo appunto a fare sport di squadra e di integrato tra squadre diverse, tra classi diverse, con bimbi diversi. Dopodiché c'è anche prevista la partecipazione a un evento finale, che c'è da questo nasce proprio all'interno della cooperativa La Pieve, che è Giocando Senza Frontiere, che sono un po' i giochi della gioventù rivolti agli atleti con disabilità, e qui invitiamo poi le classi a partecipare, non solo con i bimbi con disabilità, ma proprio il nucleo classe. È un'esperienza bellissima, si piange tutto il giorno,
ci si commuove, perché è veramente una cosa bellissima. Finalmente quest'anno riusciamo a farlo dopo la pausa per Covid, e sarà bellissimo. Oltre attività laboratoriali con le classi, in realtà abbiamo anche previsto un insieme di incontri con gli studenti, in cui fondamentalmente andiamo a presentare ai ragazzi i concetti fondamentali di sport, educazione e disabilità, handicap, AFA, attività adattata e adattamento. Quindi andiamo a fare una parte di teoria in cui gli spieghiamo cosa significa agli studenti in generale questa diffusione di cultura, e da lì andiamo a presentare anche le attività che facciamo sul campo, perché possiamo, oltre a creare cultura, anche a creare esperienze di cittadinanza attiva, in cui gli studenti magari delle scuole superiori possono venire da noi in palestra ad aiutare gli allenatori che svolgono attività con atleti. Quindi questa è un'esperienza molto bella, che poi alla fine trovi i ragazzi che in realtà magari giocano con dei pari età, quindi alla fine magari lo studente di 17 anni della scuola viene a fare volontariato in un gruppo di 17enni, alla fine va a creare un'attività integrata che è molto 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 bella. Scusate, ho anticipato il contenuto nella slide successiva, perché l'anno scorso è stato 8, quest'anno un po' di più, stanno sempre aumentando, anche qui occorre sempre andare a seminare. Parentesi, questa è un'attività molto interessante anche per il contrasto all'abbandono sportivo, perché il ragazzo di 17 anni che magari che gioca basket e smette di giocare, che non ha più voglia, però magari lui dice viene a dargli una mano, quel ragazzo disabile viene spinto dal senso di dovere, di cittadinanza attiva, chiamiamo come vogliamo, e quindi in realtà riesce a rimanere anche lui in ambito sportivo. Io termino qui, il tempo a mia disposizione è finito. Comunque sia, le slide saranno messe a disposizione, quindi potete vedere dopo le attività che noi svolgiamo a modo di esempio di tutto quanto. Io vi ringrazio tantissimo per l'invito, vi ringrazio di avermi ascoltato e lascio la parola a Lorenzo. Grazie per il bellissimo intervento, un tema che secondo me finora poco ascoltato, quindi è un tema nuovo e molto interessante. E adesso vi rinnovo la possibilità di fare domande ai relatori, ai professionisti che ci stanno accompagnando in questo tardo pomeriggio sera. E sotto la finestra di visualizzazione del webinar avete la possibilità di scrivere delle domande, e poi al termine del prossimo intervento potremo chiedere ai relatori di rispondere. E ora lascio la parola a un gruppo, sono tre gli ospiti in questo caso, la dirigente scolastica, la dottoressa Sambucci, la professoressa Anna Pierini e Barbara Urbaniak, che è un genitore, e tutti ci parleranno di questa esperienza, di questo progetto, di questa, diciamo, metodologia, pedagogia dei genitori, difficilissimo da dire, che è stata portata avanti in questa scuola secondaria di primo grado, quindi una scuola media di Formigine. Prego. Bene, buonasera, sono la dirigente Sambucci Pieresmalia e, come già anticipato, faccio una brevissima introduzione e poi lascerò spazio
alla docente Pierini e poi alla rappresentanza genitoriale che racconterà, narrerà sicuramente l'esperienza pratica di questo progetto che io ho già trovato in essere a settembre quando sono arrivata, perché lo portano avanti già da qualche anno e ho trovato particolarmente formativo, poiché poggia proprio su quella metodologia che già citava, che è la pedagogia dei genitori, la quale rappresenta una sorta di itinerario di scoperta e di valorizzazione delle risorse e della resilienza che sono proprie della famiglia. E inoltre si propone di creare una sorta di ponte tra la scuola e la società mediante la realizzazione di quel patto educativo che è tipico proprio appunto tra la scuola, la famiglia, la sanità e tutti gli enti locali, territoriali che compartecipano. Ma non in ultimo valorizza il sapere dell'esperienza genitoriale, proprio questo il concetto precipuo di quella che è definita la metodologia pedagogica dei genitori, che è questa esperienza genitoriale è complementare a quella dei docenti, ma nel contempo è funzionale all'azione di cura e di crescita della persona sin dalla nascita, facendo leva proprio sulle conoscenze dei genitori e che sono tipiche, insite, implicite nella loro cultura e vengono trasmesse alla famiglia mediante una mediazione implicita. Quotidiana, costante nel tempo, nei giorni, e restituirle poi ai figli per poterle affrontare, per poter affrontare quella che è la crescita stessa, quindi durante l'arco di vita, e affrontare il mondo nella sua accezione più ampia. Queste premesse velocissime, brevissime, prevedono l'utilizzo di alcuni strumenti applicativi per promuovere proprio le varie attività. Questi strumenti, ne cito qualcuno, faranno leva su quella che è l'esperienza della fiducia e della reciprocità, dell'alleanza e dell'accoglienza, per esempio, oppure la scoperta di affinità culturali, il riconoscimento delle competenze educative dell'uno, dell'altro interlocutore, oppure la costruzione di reti vere e proprie che sono fondamentali, di coeducazione, per culminare nelle esperienze di interdipendenza e partecipazione formativa, che è il principio fondante, ispiratore, che porta avanti questa metodologia in maniera pratica. E questa proposta, la scuola media Adriano Fiori di Formigine, inizia proprio una sorta di avventura che inizia nel 2019, dopo l'approvazione dal collegio dei docenti, ma soprattutto quando i docenti, questi insegnanti, hanno partecipato al corso formativo tenuto dal professor Rizziero Zucchi, docente di psicologia presso l'Università di Torino, e dall'equipe della pedagogia dei genitori. Questi genitori che sono stati prima loro stessi parte attiva del progetto, quindi in una prima fase, e poi c'è stata la seconda fase, un secondo tempo, che sono diventati sempre i genitori, i mediatori tra i docenti, gli alunni e i genitori, che sono le tre componenti fondamentali all'interno della scuola e della scuola inserita nel tessuto territoriale. Questa metodologia pedagogica dei genitori, diciamo che promuove l'individualità della persona e tutte le sue dimensioni attive e positive attraverso lo strumento che è nominato simbolicamente, detto, con i nostri occhi, che è il momento precipuo in cui i genitori o il genitore fa la presentazione del proprio figlio secondo la logica della compensazione, si potrebbe citare qui magari Vygotsky, e dell'ottica storico-culturale, realizzando proprio le indicazioni dell'ICF in merito ai fattori personali.
ma non in ultimo, chiaramente questa metodologia va a valorizzare anche un altro aspetto importante che non si può prescindere, valorizza proprio quelle differenze di ciascuna cultura come risorse per arricchire e diffondere i valori dell'integrazione nella famiglia stessa, ma anche all'interno della comunità accogliente, e quindi permette la realizzazione di quella più comunemente definita intercultura. Quanto vi sto descrivendo molto sommariamente e velocemente, perché ripeto, voglio lasciare più spazio alla professoressa che descrive magari più dettagliatamente l'esperienza mediante la progettazione scolastica avvenuta con i genitori, questa metodologia pedagogica, quindi l'esperienza in classe, l'esperienza a scuola, ma anche direttamente con i genitori, quindi questa interazione con le famiglie, poggia su delle basi normative. Ne cito qualcuna, come iniziando dai decreti delegati del 74, nello specifico il 419, che fa riferimento proprio alla sperimentazione ricercativa educativa. Quindi già dal 74 c'era il primo germe, probabilmente, che ci portiamo avanti nell'excursus molto veloce. Dopo c'è stata ad esempio la legge 104 del 92, con il decreto ministeriale del 2012, e poi a seguire la circolare ministeriale 8 del 2012 e i chiarimenti più specifici del novembre del 2013, che andavano a delineare anche le strategie di intervento a favore degli alunni con bisogni educativi speciali. Non dimentichiamo chiaramente le varie linee di indirizzo, soprattutto nel 2013 e nel 2014. Infatti nel 2013 le linee di indirizzo prevedono, dal 2013, prevedono la partecipazione dei genitori e la corresponsabilità educativa fattiva. Nel 2014 invece abbiamo sia le linee guida nazionali per l'orientamento permanente, per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, ce ne sono sempre di più nelle nostre scuole, quindi anche questo è fondamentale, e saperli sia riconoscere, ma soprattutto creare quell'integrazione, quell'intercultura fattiva, emozionale, e le linee di indirizzo per favorire anche il diritto allo studio degli alunni adottati, che comunque vanno integrati, devono interagire tutti le componenti con questi alunni. Questo brevissimo excursus è parte implicita, ma integrante, delle attività pedagogiche che le agenzie educative che vi ho citato mettono in campo quotidianamente, nella fattispecie attraverso proprio l'esperienza del genitore. Mediante questa esperienza il genitore racconta il proprio figlio, lo racconta agli altri, ai docenti, nei vari incontri, ma anche alla classe del figlio magari, e racconta anche di sé durante la propria vita, quindi le varie fasi per poter raggiungere magari la posizione attuale nella società, oppure aver come ha condotto la propria vita e ha fatto le proprie scelte. E le espone, le narra più che esporle agli studenti che si trova di fronte. Dunque è una metodologia, quella pedagogica dei genitori, che si propone proprio di valorizzare l'esperienza di vita dei genitori, dando quindi, aggiungerei anche restituendo, dignità alla famiglia, proprio perché depositaria e in grado di tramandare implicitamente con l'esperienza propria quotidiana all'interno e all'esterno della stessa famiglia i propri valori. Quindi vi lascerei e lascerei spazio al progetto citando semplicemente una mano.
Passiamo la parola al professoressa Pierini, che pensa a qualche problema tecnico. Ecco. Forse è caduta la linea. Buonasera a tutti. Intanto grazie per l'opportunità di presentare quanto mettiamo in pratica ormai, come diceva il mio dirigente scolastico, da 5 anni nella nostra scuola. E proverò a presentare lo schermo per seguire un pochino meglio il racconto di quanto mettiamo in pratica, come dicevo, attraverso la pedagogia dei genitori nella nostra scuola. No, scusate, ma ho qualche problema con la presentazione. Ecco, forse adesso ci siamo. È apparsa per un istante e poi è scomparsa nuovamente. Niente, niente, proverò a fare. Buonasera, scusatemi. Forse si è interrotta. Sì, no. Si è interrotta la comunicazione. Allora, non sto provando. Aspetta. Sì, ti sentiamo. Preside, la sentiamo. Penso che possiamo andare avanti anche senza slide, non è un problema. Sì, proverò ad andare avanti. Riuscite a vedere qualcosa oppure no in questo momento? No, in questo momento no, non vedo niente. Non vede niente. Mi sentite? Sì. Scusatemi, non c'è un problema con la connessione che non mi fa attivare la videocamera e adesso ho riprovato, niente, speriamo bene, però non posso attivare la telecamera, non capisco perché. Comunque io avevo concluso, dicevo solamente di Morin e quindi vi lasciavo alla professoressa Pierini, la mia brevissima introduzione l'avevo conclusa. Grazie. No, grazie. Benissimo. A voi, scusate l'inconveniente, ma chiaramente capita nei migliori momenti. Certamente. Perdonate. Ok, riprovo io, adesso non lo so se riuscite a vedere oppure vado un pochino a braccio senza la presentazione sotto mano. Ecco, come diceva appunto il mio dirigente scolastico, è un'attività che noi abbiamo messo in pratica alle scuole medie Fiori a partire dal 2019. Abbiamo coinvolto le classi terze e abbiamo soprattutto coinvolto i genitori, i rappresentanti dei genitori, per aiutarci a coinvolgere la totalità dei genitori di classe. E i genitori vengono invitati a scuola per raccontare i loro figli, per raccontarli attraverso l'esperienza positiva di 3 descrittori che li qualificano.
e i genitori non sanno, non conoscono esattamente di che cosa si tratterà, che cosa tratteremo durante i nostri incontri. Ma quello che in qualche modo è importante è l'opportunità di valorizzare le conoscenze, le competenze dei genitori e creare un ponte tra la scuola e la famiglia. Ecco che i genitori vengono a scuola non nei momenti difficili, di criticità o di emergenza, ma vengono a scuola per educare insieme, perché gli insegnanti e i genitori insieme possano raggiungere i figli attraverso proprio un percorso. Il successo formativo degli alunni ritengo sia raggiunto proprio quando si crea questo accordo tra gli adulti di riferimento, in questo caso genitori e docenti, lavorano, cooperano insieme per un obiettivo comune. All'inizio, i primi anni, non è stato facile riuscire a coinvolgere la totalità dei genitori. Avevamo una rappresentanza di 6, 7, 8 genitori inizialmente, però gli insegnanti non sono mai stati lasciati da soli perché è fondamentale, come spiegava il mio dirigente scolastico, è proprio la mediazione del coordinamento della pedagogia dei genitori, che, come dicevamo, sono stati i genitori prima, anche loro, che hanno partecipato a queste attività, poi si sono messi in gioco e ci hanno affiancati. E le realizzazioni che abbiamo messo in pratica alle scuole medie Fiori sono sempre, sempre state guidate con la loro presenza. E devo dire che questa è una mediazione fondamentale, perché inizialmente il coordinamento della pedagogia dei genitori ha proprio questo ruolo di dettare le regole sulla modalità di narrazione per favorire l'ascolto e il rispetto e per evitare interruzioni. All'inizio c'è un po' di disagio perché è chiaro che raccontare i propri figli, insomma, si è poco più che ci si conosce appena. Però che cos'è la chiave fondamentale in tutto questo? È che anche gli insegnanti si mettono in gioco, anche gli insegnanti raccontano le tre caratteristiche positive dei propri figli. Anche nel mio caso, io non avendo figli, racconto il rapporto che ho avuto con uno dei miei genitori e scelgo di raccontare il rapporto con il genitore che è stato un pochino più ostico, un po' più difficile. Ecco che questo mettersi in gioco, parlare dei propri figli o dei propri genitori, diventa una sorta di trade union, è un gancio fondamentale proprio per creare un'empatia tra la scuola e la famiglia, fra gli insegnanti e i genitori. Ecco che si crea una condivisione proprio di lavoro insieme. Io chiedo ai genitori prima di raccontare e poi chiedo di scrivere una lettera ai propri figli, condividendo anche con il genitore che non è presente, e quindi cercando di coinvolgere la totalità attraverso sempre l'aiuto dei rappresentanti dei genitori, attraverso le email, insomma, si cercano tutti. Le modalità per raggiungere tutti i genitori. E una volta che i genitori hanno raccontato i propri figli attraverso delle lettere con le tre caratteristiche positive, poi vi farò qualche esempio concreto, proverò a leggervi qualche estratto, qualche breve estratto per farvi capire un pochino meglio il lavoro, si crea una condivisione importante. L'imbarazzo, diciamo, si annulla, c'è però attesa, stupore. C'è commozione, c'è riconoscimento nei vissuti che si sente raccontare tra i genitori. Ecco allora che tra i genitori stessi si comincia a creare anche una conoscenza un po' più profonda. I genitori che vengono a raccontare sono tutti invitati, quindi i genitori dei ragazzi disabili con disabilità sono chiamati a raccontare i genitori proprio che hanno vissuto, che stanno vivendo realtà anche difficili, proprie, familiari. Vengono invitati anche gli educatori, molto spesso delle case famiglie, a raccontare i vissuti dei ragazzi che hanno in gestione. Ecco che si crea, questo è il primo momento, è l'inizio, è il gancio. Abbiamo creato proprio un'empatia. I genitori, una volta che hanno scritto queste lettere,
io le porto a scuola, le porto a scuola in forma anonima. Non dico subito di chi si tratta, ma racconto, leggo le lettere e i ragazzi devono provare a indovinare di chi si tratta. Anche qui si crea emozione e commozione, perché è chiaro, il ragazzo che si sente descritto dal proprio genitore in classe, letto dal proprio insegnante davanti a tutti i compagni, insomma, crea un impatto non da poco. Però sono i compagni, è il gruppo classe a questo punto che aiuta, sostiene e indica il ragazzo che viene descritto. Qui certo la commozione parte, quindi le ragazzine magari si commuovono, cioè scende qualche lacrima, i compagni sono pronti a supportare le loro compagne con qualche fazzoletto e qui insomma si crea ancora una volta un'empatia, un gioco forte. La fase successiva, dove io riscontro poi le ricadute importanti anche come insegnante e come docente, chiedo ai ragazzi a questo punto di rispondere ai propri genitori, di scrivere anche loro una lettera ai loro genitori che hanno avuto cura di descriverli e di raccontarli. Anche loro, anche i ragazzi, gli alunni, descriveranno i loro genitori attraverso le caratteristiche positive. E, i genitori poi riceveranno queste lettere dai loro figli nella modalità in cui i figli decideranno di raggiungerli. C'è poi un terzo incontro, una terza fase. I genitori a questo punto vengono invitati, a scuola, ancora una volta, a raccontare la scelta scolastica che hanno compiuto dopo le medie. E nel secondo incontro la narrazione è proprio indicata per quale scopo, per quale finalità, per l'orientamento, per aiutare i nostri ragazzi, i nostri alunni, i figli a fare la scelta della scuola superiore. Ecco che sentir raccontare i propri genitori, che percorso hanno fatto, quale percorso scolastico, professionale, i traguardi che hanno raggiunto, ma anche le difficoltà che hanno dovuto affrontare, le scelte errate, i cambiamenti, i ragazzi. Molto spesso, se si chiede loro a 13 anni che mestiere vorresti fare, che lavoro, qual è la professione nella quale diciamo, ti identificheresti meglio, loro ti dicono il calciatore, il youtuber, l'influencer, ma c'è un sogno sicuramente da coltivare, da non spegnere nei nostri ragazzi, ma c'è anche bisogno di dare degli esempi concreti. Ecco allora che le famiglie, i genitori sono proprio un esempio concreto di quello che è la forza di concretezza proprio di un percorso fattivo. E le esperienze dei genitori quindi sono anche qui volontarie. Ogni genitore decide di raccontare quello che vuole raccontare del suo percorso. Però nella mia esperienza ho notato che nessun genitore si è nascosto, cioè hanno deciso tutti con grande trasparenza di raccontare proprio per i loro figli e per gli amici dei loro figli il loro vissuto, sia positivo che negativo, sia gli errori che le cose invece riuscite bene, riuscite meglio. E questa veridicità viene trasmessa ai ragazzi e i ragazzi la colgono immediatamente. Perché dico la colgono? Perché dopo un momento così di narrazione, di racconto che avviene tra noi, genitori, scuola, quindi docenti che aderiscono al progetto e il coordinamento della pedagogia dei genitori, questa prova che noi facciamo così insieme, condivisa oralmente, viene poi realizzata a scuola. Genitori che se la sentono, che decidono di voler raccontare ai ragazzi, vengono a scuola. E durante il periodo del Covid l'abbiamo realizzato anche a distanza con i collegamenti online, quindi diamo al genitore la possibilità di raggiungere i loro figli raccontando attraverso un momento dedicato a loro la loro esperienza di vita, la scelta scolastica, il loro percorso di studi, l'ingresso nel mondo del lavoro. Ecco che sorprende, io mi sono trovata sorpresa tante volte a notare come i genitori decidono di esserci, ecco, per i loro figli. Ecco che si realizza questo patto educativo, questa coeducazione insieme, questa copresenza, questa collaborazione attiva e fattiva. Il progetto però non si esaurisce qui, va avanti perché
È importante anche avere delle ricadute didattiche, poi mettere in pratica, offrire questo vissuto dei genitori ai ragazzi che apprezzano, che riconoscono. Però poi arriva anche la mia richiesta, la richiesta come insegnante che io faccio ai ragazzi, alla classe. Ecco che chiedo agli alunni a questo punto, dopo aver risposto alle lettere dei genitori, di fare un prodotto, di realizzare un prodotto che può essere intanto la suddivisione in gruppi, in piccoli gruppi, 3-4 alunni per gruppo, dove saranno loro a narrare quello che hanno sentito raccontare dei propri genitori. E la restituzione che ogni gruppo vorrà realizzare andrà bene. I formati li abbiamo già sperimentati durante l'anno, il video, il PowerPoint, il podcast, il cartellone. Va bene qualsiasi linguaggio, verbale o non verbale, che i ragazzi decidano di utilizzare per raccontare l'esperienza che hanno appreso e quale insegnamento hanno ottenuto, dal racconto dei loro genitori. Ecco, le ricadute educative empatiche sono alte. I ragazzi vivono questo intervento in classe dei genitori senza filtri, con sincerità e colgono davvero, l'essenza, riescono a cogliere l'essenza. Noi abbiamo realizzato, insomma, come scuola all'interno del nostro istituto una sorta di banca dati di questi videomaker, addirittura qualche volta è stato realizzato addirittura un fumetto, piuttosto che delle narrazioni attraverso dei PowerPoint più o meno esaustivi, ma dove riescono proprio a raccontare un percorso biografico del proprio genitore, mettendo un pochino in evidenza, ecco, l'esperienza e il vissuto e la sensazione proprio di aver colto che i ragazzi hanno compreso e sono entrati proprio in empatia con i loro genitori. E i genitori qui hanno fatto qualcosa di concreto per i loro figli, ma anche per la scuola, sia da un punto di vista didattico che proprio di educazione. I gruppi di narrazione quindi ci permettono di far emergere anche i punti di forza dei ragazzi, perché adesso io proverò a leggervi qualche esempio di qualche restituzione per farvi capire un po'. Le tre caratteristiche positive servono sì per, diciamo, muovere un pochino l'empatia fra scuola e famiglia, ma nello stesso tempo raggiungono i ragazzi e quelli saranno i loro punti di forza sui quali contare una volta che usciranno dalla scuola di primo grado. Vi leggo qualche passaggio. Federico è un ragazzo di animo buono e generoso. Cerca di nascondere con atteggiamento da duro. Lui è tenace e caparbio nel portare a termine gli obiettivi che si pone, anche se a volte questi comportano sacrifici e rinunce. È affettuoso, esterna i propri sentimenti senza paura e con fiducia nei nostri confronti. Spero che questo pregio non svanisca negli anni, perché tutto ciò è molto gratificante per una mamma. Allora, adesso c'è la risposta. Cara mamma, mi ha sorpreso piacevolmente quando in classe ho sentito le parole lette dalla prof sulle mie doti. Sin dalle prime righe ho capito che quella lettera era stata scritta da te. Devo ammettere che mi hai messo un po' in imbarazzo descrivendo i miei comportamenti così personali, ma mi ha colpito dritto al cuore. Ecco, questo è un esempio, ma ce ne sono molti altri. Ce n'è anche uno di un educatore di un ragazzo arrivato dal Marocco, aveva 15 anni, noi l'abbiamo inserito nella nostra terza media e l'educatore quindi racconta, scrive Monim, dice: è molto sveglio e curioso. Appena arrivato in Italia, è subito emersa questa sua caratteristica. Agisce per essere d'aiuto, si sa rendere disponibile, senza che nessuno lo chieda. Mi ha sorpreso più volte con la sua capacità di osservazione e apprendimento anche nei dettagli. È capace di chiedere scusa quando si parla o si discute. Con un ragazzo di 15 anni è facile arrivare al dialogo acceso, ma non è comune nei ragazzi saper chiedere scusa, sia sul contenuto che sui modi di chiedere scusa. Lui spontaneamente si riavvicina. Ecco, è chiaro che anche per gli altri genitori, sentire per gli altri ragazzi, sentire raccontare un educatore così, il proprio compagno di classe del quale magari si vede solo l'aggressività, la poca voglia di studiare, ecco, cambia un po' la prospettiva e cambia anche la possibilità di creare buone relazioni all'interno del gruppo classe.
Vi leggo solo l'ultimo intervento, poi lascio la parola al genitore che ha partecipato con me a due percorsi, uno l'anno scorso su una terza classe e uno quest'anno in una prima. Questo è l'ultimo esempio. Tommaso è un ragazzo molto sensibile ed emotivo. Ha capacità di vedere e comprendere le più sottili sfumature degli stati d'animo delle persone a lui vicine. È altruista, generoso verso chi vede in difficoltà o chi chiede aiuto. È anche un sognatore, ambizioso e determinato. Grazie, la risposta. Grazie mamma per la tua lettera. Cerco ora di raccontarti nelle caratteristiche positive che vedo in te. Sei come un prisma che raccoglie i colori e poi li diffonde. Il tuo carattere, infatti, a volte è azzurro, trasmette serenità, altre volte giallo, comunica calore, gioia, entusiasmo, altre volte rosso, tutta la passione che metti nelle cose che fai, altre però è nero. Certo, magari lì anch'io contribuisco un po' quando ti faccio arrabbiare. Ecco, questa era un pochino, cioè era un po' la sintesi che ho cercato di trasmettere, di comunicare. Qualche passaggio, ecco, di quello che, realizziamo nella nostra scuola. Io passerei allora adesso la parola a Barbara Urbaniak, che racconta un po' il vissuto da genitore in questa esperienza della pedagogia dei genitori nella scuola Mediafiori. Buonasera a tutti, sono Barbara, appunto, sono mamma di genitori, quattro bambini, due molto piccoli e un ragazzo di 14 anni, appunto, che ha terminato l'anno scorso le medie e con il quale, appunto, ho partecipato al progetto della pedagogia dei genitori, come diceva appunto la professoressa Pierini. Devo dire che la mia esperienza è stata molto positiva. Lo scambio di lettere tra i genitori è stato un vero e proprio arricchimento personale, sia appunto per i ragazzi che per i genitori. Ha creato sicuramente un dialogo in famiglia che mancava ed è stato un vero e proprio ponte, appunto, come diceva prima la docente. E io credo che i ragazzi si siano sentiti guidati nella scelta della scuola superiore, appunto con questo esempio. Con le esperienze personali hanno potuto capire sia l'impegno dei genitori, quindi appunto il sacrificio che c'è stato nella scelta e nella portarla avanti, ma anche appunto le difficoltà, la possibilità di cambiare anche il percorso in corso d'opera e con degli esempi concreti, quindi dando anche ai ragazzi quella sicurezza di dire: ok, io faccio una scelta in questo momento dove non sono sicuro, ma posso riuscire, posso cambiare. E questo per me è stato veramente molto, molto motivante anche per i ragazzi, soprattutto in un momento in cui c'è il buio più totale e si sentono impauriti da queste scelte che devono fare. E devo dire che lo scambio di lettere è stato molto, molto emotivo. E poi, appunto, anche gli esempi che ha portato adesso la professoressa, devo dire che mi sono commossa anche in questo momento, riportando appunto alla luce le sensazioni che avevo provato all'epoca. E veramente posso dire che questo è un arricchimento ed è veramente importante. Questo progetto che si possa continuare a lungo perché porta veramente tanto beneficio e aiuta scuola, famiglia a cooperare insieme per il bene dei nostri ragazzi. E, giusto due parole anche per il progetto che invece sto vivendo con l'altro mio figlio in prima, che anche lì c'è stato appunto uno scambio di lettere. Dove noi abbiamo dovuto scrivere gli aspetti positivi dei nostri figli in una lettera anonima, dove loro si sono poi riconosciuti all'interno del gruppo classe, e questo ha permesso di tirare fuori gli aspetti positivi, creando empatia e gruppo, aspetti anche appunto come diceva prima la professoressa, che
non è scontato che vengano fuori dai ragazzi e quindi è stato anche lì molto, molto emotivo, sia per noi genitori che per i ragazzi. Niente, io direi che la mia esperienza l'ho raccontata e penso che siano progetti veramente preziosi e mi auguro che continuino e che siano sempre più arricchiti, diciamo. Grazie, grazie Barbara. Grazie, grazie per questa testimonianza, per veramente arricchente. Speriamo che questo progetto possa continuare nella vostra scuola e che si possa anche diffondere nelle altre scuole dell'Emilia-Romagna, chissà, sarebbe veramente bello. In questo momento vedo che ci sono delle domande, chiedo se il. Posso iniziare liberamente a proporle. Vedo c'è una domanda per Alessandro Bondi, una persona chiede per quanto riguarda Piacenza, chiedono. Se ci sono iter, quali sono gli iter che la famiglia deve intraprendere per includere i ragazzi con disabilità nelle attività sportive strutturate in un liceo a indirizzo sportivo a Piacenza, anche in forma extracurricolare? Non so se Alessandro può rispondere. Eccomi qua, a Piacenza, tra l'altro, il comitato molto attivo in ambito sport e disabilità, il nostro responsabile regionale proprio di Piacenza, quindi io invito chi ha fatto la domanda a contattare appunto il comitato CSI di Piacenza, nella persona di Pier Giorgio Visentin, detto il numero di telefono, visto che è registrato, 0523. 335882 oppure 0523646468, basta scaricare CSI Piacenza su Google e si trovano tutti i recapiti. Perfetto, grazie. Invece ci sarebbe una domanda per Anna Guerrieri, per la professoressa Anna Guerrieri. La prima cosa che una famiglia adottiva dovrebbe fare per agevolare l'inserimento del figlio a scuola? Una domanda molto diretta. Grazie. Allora, prima di tutto, secondo me, è darsi del tempo. Per agevolare l'ingresso, l'accoglienza a scuola del proprio figlio, la prima cosa è non farsi spingere dall'urgenza che l'ingresso a scuola sia la prima cosa fondamentale, o per esempio, che si stia correndo per recuperare del tempo. Il tempo è una dimensione non solo cronologica sequenziale, il tempo della vita di una persona, non è fatta soltanto di qualcosa che si è perso prima e va recuperato dopo, anzi, la vita di una persona, si avvolge su se stessa in mille maniere. Il tempo esiste sempre, c'è sempre, quindi prima di tutto darsi tempo. Prima ancora di incontrare il proprio figlio, è bene che chi si rivolge all'adozione sappia dell'esistenza delle linee di indirizzo e secondo me le conosca, le abbia lette. È una lettura che non è solo per gli insegnanti, arriva dritta anche ai genitori e quindi è bene averle lette prima. Nel momento dell'incontro del figlio, darsi prima di tutto il tempo e poi, o anche durante o anche prima, incontrare le scuole, andare nelle scuole, parlare con i dirigenti, incontrare gli insegnanti, referenti, raccontare anche brevemente della propria dimensione, del fatto che si sta incontrando, si è incontrato un figlio per adozione, dire con semplicità cos'è questo incontro di biografie, questo incontro di storie e quindi aprirsi a un dialogo con la scuola.
Credo che questo sia fondamentale. Si deve creare un rapporto di fiducia. Il rapporto di fiducia non è qualcosa che si impone, è fatto delle relazioni tra le persone. E quindi conoscere le scuole, conoscere le persone che fanno le scuole, percepire la fiducia che si avverte, o fare domande, chiedere quali progetti la scuola ha. Cioè, chiedete soprattutto che cosa fa la scuola, non soltanto per l'adozione. Qua abbiamo ascoltato di vari progetti, di metodologie, di pensieri sulle famiglie e sui caregivers, direi, perché prima, no, quando parlavate appunto anche degli educatori che parlavano dei ragazzi, ecco, chiedete che cosa la scuola fa, che tipo di cornice ha in mente per accogliere i propri ragazzi, farsi un'idea in prima persona, anche semplicemente da come si entra a scuola e di quale clima si avverte. Questo mi sembra la cosa veramente più importante. Se una scuola non è particolarmente informata, può capitare rispetto alle linee di indirizzo, con grande semplicità portatele, aprite un dialogo, perché è solo nel confronto e nel dialogo che si costruiscono le relazioni. Però chiudo dicendo: mai pensiamo di essere condannati dall'urgenza di un tempo che ci incombe. Mi viene in mente il cartone animato di Momo di tanti anni fa, no? Con gli orologi che ticcano. Ecco, il tempo non è così. Non c'è mai qualcosa da recuperare che è stato perso. C'è sempre qualcosa da vivere. Grazie, grazie per la domanda. Grazie per la risposta. Adesso passerei invece a un'altra domanda per Alessandro Bondi. Chiedono se il CSI, nello sviluppo dei suoi progetti per persone disabili, ha rilevato delle grosse differenze tra soggetti con disabilità intellettive e relazionali e soggetti con disabilità motorie. Sarebbe interessante capire se anche le famiglie assumono atteggiamenti differenti rispetto allo sport in base alla tipologia di disabilità. Se questo dato è stato rilevato in relazione alle ricerche sugli atleti paralimpici. Altra domanda densa. Giulia, vuoi aggiungere? Allora, sì, salve, buonasera. Allora, si è spostata la telecamera. Allora, sì, ho letto la domanda. Allora, per quello io posso rispondere per quello che riguarda, diciamo, questa problematica che può riscontrarsi all'interno della scuola. Effettivamente io l'ho notata, nel senso che le famiglie con ragazzini che hanno delle problematiche a livello intellettivo relazionali tendono a volte a non far partecipare i propri studenti alle attività sportive che vengono proposte nella scuola, mentre ci sono meno problematiche per tutti quei ragazzini che hanno delle problematiche a livello proprio motorio, che possono essere problematiche a livello di udito, di vista, oppure C21, quindi ragazzini down. Questi sono ragazzini che sono inseriti tranquillamente all'interno delle nostre attività che proponiamo. Più difficili sono invece quelli con ragazzini DIR. Purtroppo di esempi ne ho tanti, anche diciamo potrei dire ultimamente questa manifestazione che a livello proprio regionale, le famiglie, ho avuto una famiglia con un ragazzino con una disabilità intellettivo-relazionale che ha deciso di non far partecipare il proprio figlio, mentre ne ho altre che partecipano tranquillamente e senza problemi. Quindi direi che questa problematica si riscontra a livello scolastico. Non so, poi a livello extrascolastico, se questo succede lo stesso, però purtroppo da noi sì, e questo è un dispiacere grande che noi abbiamo perché, come dicevo prima, lo sport per questi ragazzi può veramente dar tanto, anche perché poi loro gareggiano con i loro compagni, non gareggiano a parte, quindi gareggiano tranquillamente con loro, cioè non hanno non facciamo, ecco, diciamo così, delle para manifestazioni. Questo è un peccato e mi dispiace molto. Però adesso lascio la parola ad Alessandro che potrà continuare.
concludere, diciamo, questa. Io do l'altro punto di vista, dal punto di vista dell'extra scolastico. La domanda è bellissima, ci vorrebbero altre 2 ore probabilmente per affrontarla, anche partendo da quello che diceva Giulia. Da un certo punto di vista, il mondo della disabilità fisica e il mondo DIR, che poi racchiude in realtà tantissime sfaccettature, sono due mondi totalmente diversi l'uno dall'altro, che hanno anche logiche diversissime di approccio all'attività. Io non l'ho detto prima, noi ci focalizziamo molto di più sull'attività, sulla disabilità attiva azionale, disabilità psichica, autismo, disturbi del comportamento. Cioè, noi in realtà ci occupiamo molto più di ciò che non è fisico, anche perché il mondo dell'attività fisica, scusate, dell'attività sportiva per chi ha delle disabilità fisiche è più semplice, ha più ausili e fondamentalmente, a parte competenze meramente tecniche, non è così differente dal mondo di atleti in attività. Mentre quello, soprattutto chi ha disabilità negli altri ambiti, è totalmente diverso, totalmente complesso ed è veramente difficile lavorare. Cioè, addirittura a fare sport di squadra a volte è già quella la vera difficoltà. Quando si parla di ricerche di atleti paralimpici, comunque sia, generalmente si fa riferimento a atleti paralimpici intesi di disabilità fisica, quella che siamo abituati tutti a vedere in TV, alle Paralimpiadi. Perché il tema della DIR è molto ampio, anche a livello internazionale, anche a livello di classificazione, i paesi hanno classificazioni diverse e si fa fatica a uniformare l'attività a livello mondiale. Tra l'altro sono esperienze anche di nazioni che hanno barato facendo partecipare a manifestazioni di atleti che in realtà hanno una disabilità o comunque per motivi interni, diciamo che non venivano, rimane epico il caso, mi sembra, della nazionale spagnola di pallacanestro, cioè una roba storica che rimane lì. Quindi sì, c'è una differenza, grossissima differenza, ed è comunque sia difficile da affrontare. In particolar modo, quando si parla di DIR, un problema che troviamo spesso è che il genitore, magari, oltre al DIR, si parla anche di varie bestie, sia tutto quello che ne consegue, così anche l'HDNA va tenuta in mente per l'ambito sportivo, spesso capita, spesso purtroppo capita, che questi bimbi non vengono certificati, un po' perché magari non si riconosce il problema o comunque sia, magari c'è una ritrosia delle famiglie a fare tutti i vari passi necessari a certificazione, vengono inviati quindi in contesti sportivi tradizionali. L'allenatore, d'altra parte, si ritrova bimbo che non sa come gestire, cioè perché oggettivamente a volte ha bisogno anche di rapporto uno a uno, non è, cioè, quindi cioè, fa fatica, si trova in difficoltà. Questo noi l'abbiamo, siamo riusciti a dare una piccola risposta anche con la formazione che dicevo all'inizio, e questo magari comporta che proviamo a fare un'azione sulla famiglia, cioè capire che forse è opportuno che il discorso dei 5 livelli, anche quello, cioè bisogna capire che forse il figlio deve partire da un livello un po' più indietro rispetto agli altri bimbi. A volte questo accade, a volte i genitori capiscono, a volte non capiscono subito, ma tornano dopo averci riflettuto, aver capito. Purtroppo a volte capita che invece i bambini siano costretti ad abbandonare l'attività sportiva. Questo era un po' anche la chiave dello studio da cui ero partito. Si fanno passi da gigante, ma c'è ancora tantissima strada da fare.
Grazie per la domanda, perché è veramente bella e centrata. Bene, direi che con le domande abbiamo concluso. Una piccolissima battuta finale, direi che possiamo dire che abbiamo capito che inclusione fa rima con relazione, nel senso che per avere inclusione dentro le nostre scuole e anche al di fuori delle nostre scuole dobbiamo puntare tutto sulla relazione, ovviamente una buona relazione anche fra gli adulti. E ringrazio tutti i relatori, passo la parola al dottor Papapietro e ricordo a tutti che la registrazione verrà messa a disposizione sul canale dell'Ufficio Scolastico Regionale, sul canale YouTube, e i relatori hanno messo a disposizione anche il loro materiale, quindi proveremo anche quello a diffonderlo, e quindi le slide che sono state presentate, e ringrazio tutti e passo la parola al dottor Papapietro. Buona serata. E mi associo ai ringraziamenti a tutti i relatori per i contributi che hanno portato a questo incontro, a tutti quelli che hanno seguito questo incontro. Aggiungo che questa registrazione resterà disponibile allo stesso link che è stato utilizzato per collegarsi oggi e sarà diffusa insieme ai materiali prodotti, non appena resi disponibili, sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale, che diciamo, può essere cercato online, www.istruzionr.gov.it. Così come abbiamo diffuso anche i materiali dei precedenti incontri che sono stati organizzati grazie alla collaborazione con il Forax negli anni precedenti. Quindi un grazie rinnovato a tutti voi e a tutti quelli che ci hanno seguito. Buona serata. Buona serata a tutti. Buonasera, grazie. Buonasera. Arrivederci, grazie. Buona serata a tutti. Grazie. Buonasera. Grazie.